Prova a riassumere The Giver in 30 secondi. The Giver è la storia di Jonas che ha 12 anni e vive in una società da cui sono scomparse le emozioni. Ma quando viene chiamato come nuovo accoglitore di memorie, scoprirà l'amore, scoprirà il dolore e scoprirà anche la possibilità di scegliere. Perché consiglieresti questo libro? Ma io consiglierei questo libro per tanti motivi. Il primo e più semplice è che è una storia magnifica, magnificamente raccontata. Uno di quei libri che ti acchiappa alla seconda pagina e ti trascina fino all'ultima. E poi ovviamente c'è la riflessione che innesca, la riflessione sul desiderio, la riflessione sulla memoria, sulla scelta, sul libero arbitrio, che sono fondamentali, sono riflessioni fondamentali. Poi le singole cose sono fondamentali delle nostre vite, ma è fondamentale rifletterci. Quindi io lo consiglierei per entrambi questi motivi. È una lettura super piacevole e super interessante. Come scegli i libri che vuoi leggere? I libri che voglio leggere li scelgo in tanti modi diversi. Devo dire che molto spesso c'è anche una certa serendipità. Che cosa vuol dire serendipità? Vuol dire che inciampo per caso in un libro che per qualche motivo il titolo, la copertina, la sinossi sulla quarta, qualche frase che leggo dentro sfogliandolo, accende la mia curiosità, la mia fantasia. Sicuramente il panorama emotivo, io lo chiamo così, il panorama emotivo in cui voglio immergermi è fondamentale. Voglio più intimità? Scelgo certi libri. Voglio più avventura? Voglio adrenalina? Sceglierò un altro libro. Voglio stupirmi? Ho voglia di meraviglioso? Sceglierò un altro tipo di libro. E poi, ultima cosa, devo dire, ciò che poi a me tiene dentro le storie più di qualunque altra cosa sono i personaggi. Io amo i personaggi. Quindi la rotondità, la complessità dei personaggi. Quando intuisco che ci sono delle relazioni potenti tra i personaggi di una storia, è molto probabile che quel libro mi chiami.